Buonasera amici, benvenuti al Ticket to Ride del Salottino Blues. Io sono Paolino e questa sera abbiamo portato qui con noi una personcina fantastica, una musicista eccezionale, Sara Marastone. Ciao. Grazie mille, ciao. Sara, l'abbiamo già conosciuta perché l'abbiamo sfruttata un attimino quando abbiamo fatto l'intervista alla nostra Mercedes e lei ci ha aiutato tantissimo a comunicare. Quindi qualcosina di te abbiamo scoperto piano piano. Innanzitutto tu non sei proprio nel mondo del blues, del rock, vero? No, no, in realtà io sono una violoncellista e parto da una base completamente classica, cioè nel senso che io ho iniziato a suonare da piccola con il metodo Suzuki, non so se l'hai mai sentito nominare. No, sono impreparato. È un metodo che crede nel fatto che i bambini possano imparare a suonare prima di imparare a leggere e a scrivere. Quindi inizio intorno ai 4-5 anni e suonano anche quasi da subito in gruppo. E poi ho fatto il conservatorio, violoncello classico, tutto molto normale, il triennio e il biennio, e poi però c'è stato il lockdown, come tutti noi sappiamo. Ed era l'anno in cui io ho finito il mio biennio e avrei dovuto fare la lezione per orchestra, però era tutto chiuso. E quindi ho iniziato a prendere qualche lezione di violoncello jazz online e poi da lì adesso appunto sto facendo un altro percorso di studi. Però questo è stato il modo in cui sono arrivata a tutto ciò. Vabbè, dai, il Covid ci ha portato un po' a tutti a fare dei cambiamenti un sì. po'... radicali, a volte anche drastici, e so che tantissimi però invece il Covid li ha riavvicinati ancora di più alla musica, no? Stare in casa, al lockdown, sì. Lì, quel lobby che avevano un po' nel cassetto l'hanno rispolverato, hanno rincominciato ancora a risuonare, quindi da una parte ha aiutato qualcuno, da una parte ha purtroppo castigato qualcun altro. Ma quindi il tuo genere di musica preferita? Dipende se da suonare o da ascoltare. Ah, perché c'è una differenza. Wow. Allora, in realtà a me piacciono un sacco di generi diversi, devo dire. Però comunque da suonare mi piace molto la musica classica ancora, che non è non ho deciso di fare qualcos'altro o comunque allontanarmi per un po' perché non mi piacesse la musica classica, però semplicemente perché avevo voglia di esplorare qualcosa di diverso. Quindi a me comunque continua a piacere da suonare, mi piace suonare rock in realtà. Bene. E mi piace anche il jazz, ma non sono molto brava, e quindi cioè, è più meno nelle mie corde, faccio molta più fatica ad assimilarlo ed ascoltare, no. Invece ascolto tanto rock e musica classica e pop anche. Ah, bene, bene, è un bel mix questa cosa. Ma è bella questa cosa però che quello che suoni, che ti piace suonare una cosa, quello che ascolti un'altra. In realtà ascolto molto più rock che musica classica, però suono molto più musica classica. Ma pensa te, io non ci riuscirei, cioè io sinceramente non ci riuscirei, cioè io suono blues perché praticamente dalla mattina alla sera ascolto blues, cioè alla fine... mondo del blues, quindi va bene, quindi il tuo strumento preferito chiaramente è la viola, il violoncello. Violoncello, pardon. Qualche altro strumento che hai provato a suonare oppure hai iniziato col violoncello e continui con lui? Ho iniziato col violoncello e non mi sono mai pentita, sono stata costretta per il percorso di studio a suonare un po' di pianoforte, ma non è proprio il mio. Okay. Quindi ho metterci le mani un pochino, ma non è... sono proprio violoncellista. Da quanto ho capito hai iniziato proprio presto a studiare musica. Sì, sì, a 5 anni. Porca la miseria! Porca miseria! No, io beh, sono arrivato molto tardi, ho 12 anni, quindi molto dopo. Beh, ma non tardi comunque. No, beh, non tardissimo, no, beh, no, certo, seconda media più o meno, prima seconda media, ho cominciato ad avvicinarmi appunto alla chitarra. Quindi se ascolti rock, il tuo chitarrista preferito?
No, vabbè, però non sono così precisa, non so, ascolto un po' tu, cioè nel senso che la cosa che fa molto ridere i miei genitori da raccontare come aneddoto è che io a 12 anni a un Natale ho chiesto le nozze di Figaro e gli SDC, cioè questi due cofanettini. Fantastico, è proprio, vabbè, hai portato quindi... l'ago della bilancia in mezzo. Esatto, quindi posso parlare più di gruppi, mi piacciono i Rolling Stones anche, però non di chitarristi nello specifico non sono molto brava. Ok, quindi il tuo, in questo momento, il tuo mondo musicale, quello che stai facendo in questo momento, è più sul jazz o sul classico? Più sul jazz, perché adesso sto facendo un bachelor, che è praticamente il nostro triennio, in Olanda, insieme a Mercedes, per questo ci siamo conosciute. Ah, che bello! esatto. Ed è un corso jazz e pop, però in realtà uno può davvero creare il proprio piano di studi e quindi scegliere anche di sperimentare diversi altri generi, anche... improvvisazione libera, e quindi sto proprio un po' esplorando qualcosa di diverso dalla classica, ecco, al momento un po' di tutto ma non classica. Bello, però bello questa cosa, bello, cioè in Olanda, ecco perché allora l'aneddoto Mercedes, vi siete conosciuti lì. Sì, esatto. Fantastico, perché... molto, no, perché bello. In Italia non, cioè per il violoncello non avrei potuto. Non c'è nessun percorso di studi così per uno strumento come il violoncello, che non è, cioè che è classico, quindi non nella mentalità di tutti, quindi non c'è nulla, per, almeno certo. Io sapessi, insomma, al momento non c'era nulla. O vai alla Scala, oppure sì, no, però per studiare qualcosa di diverso dalla musica classica sono stata costretta praticamente ad andare all'estero. Interessante questa cosa. Ma all'estero però, cioè, tu vivi lì praticamente allora? Sì, io vivo in Olanda da 3 anni adesso. Ah. E è stato abbastanza impegnativo il trasferimento, perché comunque la cultura è molto diversa. Poi vabbè, sono proprio un'italiana base all'estero, mi manca il cibo, mi manca il meteo, tutte queste cose, questi grandi cliché, però sono veri. Però le opportunità che danno lì sono di più comunque, e adesso insegno anche in una scuola di musica, però violoncello classico invece insegno. Ah, ok, bello. Sempre lì, e poi in realtà ho iniziato anche a scrivere la mia musica stando lì, che non avevo mai fatto prima, perché io proprio ero la classica musicista classica che non poteva neanche improvvisare, non sapevo fare nulla. Adesso non che lo sappia fare bene, però sono un po' più tranquilla nel... Ho capito, cioè tu prima praticamente sedevi, leggi io, partitura. Io studiavo, esatto, e quello era. E partivi, quando toccava a te facevi il tuo pezzo. Esatto, proprio. Praticamente è il contrario del blues. Cioè, esatto, esattamente. No, anche noi studiamo, però diciamo che la maggior parte del blues è proprio improvvisazione, no? Cioè, hai una base di studio, però poi alla fine sì, certo. Si basa proprio il blues sull'improvvisazione, su quello che ti senti dentro. E quindi adesso tu insegni a questi bambini? Bambini e adulti, entrambi. Ah, ok. Ma è una scuola privata o pubblica? È una scuola privata, sì. Ah. Però io avevo già fatto dei corsi per specializzarmi nell'insegnamento in Italia, e quindi poi... fatto il colloquio, però sono riuscita a trovarlo questo dopo un paio di anni, cioè non mi ero neanche applicata troppo all'inizio, perché appunto quando ti trasferisci ci sono così tante cose a cui pensare, anche solo trovare una casa, quello è stato anche difficile, quindi poi dopo che mi sono un po' sistemata ho iniziato a cercare in giro, all'inizio, cioè all'inizio e tuttora lavoro in una pizzeria, cioè per... perché è stata la prima cosa che ho trovato, e poi adesso... Ma penso, sei nel mio campo a livello lavorativo. Io, ah, sì? Sì, io sono un agente di commercio che fornisce le attrezzature alla ristorazione. Ah, ok. Vendo forni della pizza, vendo... Ah.
Quindi io vedi, a volte si intrecciano delle cose. Ma lo stereotipo all'estero, lì, il classico italiano, è ancora visto un po' maluccio oppure con gli anni si sono ammorbiditi con noi? Non saprei, cioè, hanno tanti stereotipi, però cioè, e ci guardano più non con invidia, ma cioè, in realtà loro vorrebbero essere italiani, vorrebbero vivere in Italia, quindi hanno tanti stereotipi, ma però... è più, appunto, è più questo desiderio del mi piacerebbe avere la tua cultura, o comunque, almeno, a meno che non stiamo parlando di persone invece razziste, che ovviamente ci sono ovunque, però gli altri invece che hanno stereotipi, più, perché sono quasi, ecco, affascinati, più che altro. Ma pensa un po', questo non l'avrei immaginato, cioè gli olandesi ci ammirano, insomma, ci ammirano da quel lato sì, lì. Sì, in qualche modo sì. Poi appunto Italia. Il problema è che fanno sempre le stesse battute. Io sono un po' infastidita più che altro da questo, che dopo 3 anni ti fanno sempre le stesse battute sugli stessi stereotipi, ma loro lo fanno anche con l'idea di farti ridere, cioè di che sia divertente. Però per me è tipo, boh, perché dovrei ridere in questo momento? Certo, beh, è chiaro, sai, le solite cose... che poi noi italiani siamo anche un po' per malosetti, no? Sì, forse sì. Quando ci dicono qualcosa ce la prendiamo subito sul personale, poi magari per loro è solo un... No, è che per loro è, magari sei il primo italiano che incontrano nella settimana, o magari hanno degli amici italiani, o magari neanche per me, magari, e soprattutto lavorando poi in un ristorante, magari è la 20ª persona che mi fa quella battuta quella giornata, quindi dopo un po'. Immagino che non sia per niente piacevole, ma in Olanda siamo in tanti come italiani oppure c'era una comunità? Sì, siamo tanti, non nel posto in cui sto io, perché io non sono ad Amsterdam o Rotterdam o comunque grandi città, sono in una cittadina molto piccola, quindi in realtà ci sono sicuramente italiani, però ad esempio nella scuola in cui sono, nel mio dipartimento, quindi quello di musica, eravamo solo in 2. Wow. Fino all'anno scorso, e poi l'altra ragazza ha finito ed ero da sola. Wow. Quindi figata 1000 per 1000 a imparare l'olandese, perché quando sei così... No, allora, su questo punto sono stata fortunata perché prima di tutto il mio dipartimento è internazionale, quindi parliamo inglese. E poi in realtà in Olanda, col fatto che ci sono tanti studenti stranieri, tutti parlano inglese molto molto bene. Però quest'anno mi sono iscritta a un corso di olandese perché comunque non so bene cosa farò dopo, quando finirò, però con l'idea di fermarsi, comunque mi sembrava carino, vivendo lì, anche imparare un po' la lingua e saper comunicare. Beh certo, è importante, beh, insomma, è vero, l'inglese ormai sta diventando la monolingua, no, diciamo, internazionale. Anche se alcuni miei amici mi hanno detto che a New York si parla più italiano che americano. Ah sì? Ah, ok. Incredibile. No? A New York tu arrivi, parli italiano, ti capiscono quasi tutti. Perché praticamente è pieno di italiani, spagnoli, messicani, quindi questa cadenza molto italiana a New York non ti troveresti male. Ma a New York mi piace, quindi neanche ci vado. Però io non ci sono mai stata. Però no, il problema è che adesso io sto anche perdendo il mio italiano, infatti scusa se faccio strafalcioni, perché col fatto di dover parlare sempre inglese, poi cercando di imparare l'olandese, ogni tanto dico delle cose che... No, ma ti capisco benissimo, perché vabbè, da ragazzo anch'io parlavo molto bene l'inglese, poi non parlandolo più per tantissimi anni si perde completamente, cioè si capisce qualcosa, si riesce anche... quando abbiamo fatto l'intervista a Mercedes qualcosa capivo eccetera, però tante cose mi sfuggono, non riesco a fare un discorso pieno al 100% con l'inglese, un po' anche la pigrizia, perché oggi dai, libri, musica, film, se vogliamo li possiamo vedere in lingua originale, quindi sono un po' pigro io, un po' colpa mia che l'ho abbandonato, un po' mi dispiace. Quindi, siamo in Olanda, da un po' di tempo, stai insegnando, insomma, vivi proprio nel mondo della musica al 100%. Sì, sì. Questo ti invidio a morte, eh.
di questo ti invidio tantissimo. Non hai canali YouTube? Hai qualcosa? In realtà ho un canale YouTube dove c'è un video di una performance che ho fatto 2 anni fa, mi sembra. Ed è un brano scritto da me, però anche con molta improvvisazione. In realtà ho sono su Spotify, mi farò pubblicità adesso. Sono su Spotify e su tutte le altre piattaforme con un brano scritto appunto da me, che non è quello del video su YouTube, è un altro. Io lo considero un po' il mio primo brano, che si chiama Naxos, ed è uscito a maggio, se non erro. Se no, l'ho sentito su Facebook, mi sembra che avevi pubblicato qualcosa. È possibile, sì, l'ho pubblicato ovunque. Ho cercato un po' in giro nei social, ho trovato poco, ho detto, beh, tanto ce l'ho qui, dopo glielo chiedo qua direttamente, no, faccio prima. No, ma... il tuo futuro? È una bella domanda, molto incerto, ho vari piani. Diciamo, allora adesso appunto ho scritto questo brano, ne ho scritti altri, però mi sto proprio approcciando al mondo della scrittura musicale, quindi non sono molto veloce nello sfornare nuovi brani, però l'idea sarebbe di continuare a scrivere, e al momento ho una band con cui abbiamo fatto sempre in Olanda, sempre conosciuti tutti a scuola e anche amici e colleghi, insomma. E abbiamo fatto un paio di concerti adesso a maggio, e il piano sarebbe di cercare altri concerti poi in questa nuova stagione, e allo stesso tempo adesso ho iniziato il mio ultimo anno lì a scuola, e poi dopo vedrò un po' anche se inizierò magari a insegnare di più, se invece decido di fare un altro master, perché ho fatto il biennio in musica classica, magari vorrei fare un biennio diverso. Però devo un po'... ci sono varie possibilità, ecco. Ammazzate però, ne hai di carne al fuoco. Sì, l'unica cosa è che c'è un po' di ansia, ce l'ho, perché comunque è tutto molto incerto, non c'è nulla di sicuro. Tranquilla, che quello è normale. Allora, il futuro è tutto incerto per tutti, quindi nessuno ha la palla magica, come era la sfera di cristallo, no? Che puoi vedere il futuro, sarebbe troppo facile. I progetti si fanno e poi chiaramente nel cammino si vedranno queste cose, no? Ti volevo chiedere, lì in Olanda, visto che sei di là ormai, è come in Italia praticamente la musica, farla in live, cioè suonare fuori, suonare dal vivo, è molto complicato in Italia? No, nel senso che, allora, io in Italia devo dire che ho fatto dei concerti live con un cantautore, però, e poi ogni tanto sono stata chiamata sempre in contesti più cantautoriali, quindi non mi sono mai preoccupata in prima persona dell'organizzazione, diciamo, dei concerti, quindi non so esattamente come sia, però da quello che sento dire da amici italiani, in Olanda mi sembra molto più semplice trovare concerti, essere pagati. Ah, ecco. essere pagati subito. Fantastico. Sì, da quel punto di vista, appunto, io ho vissuto più la realtà olandese quasi, però di quella italiana, però mi sembra che sia più un pochino più facile comunque, avendo anche amici lì che suonano molto in giro, concerti li trovano. Ah, vedi, no, invece qua purtroppo in Italia andare a suonare oggi nei locali, mi sono accorto, io vabbè, ho iniziato nei primi anni 80, metà anni 80, andare a suonare fuori nei locali, e era molto bello, era anche facile, tanti gestori di locali ti chiamavano, se suonavi abbastanza bene ti richiamavano e ti pagavano anche non tantissimo, però comunque ti portavi a casa i tuoi 2 soldini per ripagarti un po' una parte di strumentazione. Sento oggi invece la nuova era, i ragazzi giovani che fanno veramente una difficoltà pazzesca andare a suonare fuori. Io ho smesso di andare a suonare fuori perché non ho più il tempo e non ho più la voglia,
e sento che fanno molta fatica sia a trovare locali che li ospitano e sia anche a essere pagati, cioè si finisce sempre con vabbè dai non ti faccio pagare la cena, siamo a posto così. Allora ci sono, adesso non è per, non voglio neanche idealizzare l'Olanda, cioè ci sono comunque in realtà uguali, cioè ci sono locali che comunque non ti vogliono pagare. Però ad esempio due concerti che abbiamo fatto, in un posto era un teatro, siamo stati pagati, l'altro era più invece un caffè e siamo stati pagati con l'offerta libera. Però il fatto è che anche le persone che vanno ad ascoltare i concerti sono secondo me anche più disposte a versare qualcosa, apprezzano di più e capiscono di più lo sforzo che c'è dietro magari a quella preparazione di quel concerto. È una bella cosa, se in Italia facessero l'offerta libera, credo che si troveranno i musicisti a pagare gli altri. Ci troveremo in una situazione veramente imbarazzante, perché con l'offerta libera penso che col cestino forse guadagnerei di più in piazza, a Duomo, mettermi lì. E la gente mi mette i soldi nel cappello, forse prenderei un po' più soldi lì che nei locali, perché nei locali vanno, bevono e il gruppo non poi, sì, questa cosa è strana perché io ho suonato per strada a Torino, perché tante persone del conservatorio lo fanno in formazioni di trio, quartetto, e in realtà si guadagna anche, però poi quando ai concerti non è, è vero, non è la stessa cosa. Forse si guadagna perché, vabbè, l'ho fatto anch'io, quando ero molto giovane anch'io ho fatto, ho suonato in piazza anch'io e mi sono divertito tanto, e forse si guadagna un po' di più perché, dall'esperienza che mi sono fatto io, chi viene e chi passa, che ti sente eccetera, sono anche tanti turisti. Vero, sì, è e vero. E quindi hanno quella mentalità di metterti l'euro, no? Sì, io sì, ho fatto anche ad avere il dollaro dentro nel cappello, no? Nella custodia della chitarra aperta, mi sono trovato anche dei dollari, eccetera, proprio perché si guadagna appunto per questo, perché chi passa e ti ascolta sono turisti, e allora ti lasciano la mano. Se fossero solo italiani, non so, non, sinceramente. Sì, è vero, è vero. Poi per parlare male dell'Italia, è una brutta realtà che noi siamo un po' braccino corto, come si vuol dire, no? Però va bene, insomma. Quindi, dai, mi è piaciuta questa cosa. Non sapevo che eri in Olanda, io credevo che tu fossi proprio qua stabile in Italia, e infatti mi domandavo come mai tu conoscevi Mercedes, però vabbè, il mondo è talmente piccolo, ormai si sì, è no, certo. No, siamo nella stessa scuola, poi lei è arrivata in Erasmus quest'anno e ha deciso poi di fermarsi per l'anno prossimo, quindi ha chiesto un trasferimento, e quindi lei da un anno e mezzo adesso in Olanda, e io invece appunto già da 3 anni, però è così stato. Insomma, tu hai un tuo appartamento, vivi per i fatti tuoi, non sei in un college, diciamo, non sei no, allora, chiamarlo appartamento è una grande parola, cioè è una stanza con un angolo cottura, cioè comunque direi anche una cucina, c'è cioè una parete di cucina, e poi condivido il bagno con altre 3 persone. C'è questa mentalità, io ho notato parecchio all'estero questa mentalità di avere coinquilini, no? Si usa sì, dire. Esatto, ma perché il fatto è che in Olanda in particolare c'è un grande problema, c'è molta domanda e poca offerta di case, cioè di posti in cui vivere. E quindi in realtà all'inizio sono arrivata che non avevo trovato nessun posto in cui stare cercando dall'Italia, e questa è una realtà che tantissimi studenti vivono. Quindi avevo preso un Airbnb per 2 settimane e poi ho pregato tanto, mi sono stata fortunata perché il proprietario dell'Airbnb mi ha proposto un contratto, però era una stanza di 8 metri quadri, cioè c'era il letto e l'armadio a muro. Non ci stava neanche il tuo violoncello. No. Però lui era molto carino, condividevo con lui anche la cucina, il bar, però era un appartamento. Poi sono dovuta andare via di lì
e ho trovato, dopo un paio di mesi, e ho trovato una stanza un po' più grande, però dove condividevo la cucina e il bagno. E poi finalmente da gennaio, quindi ho fatto come una formichina i vari spazi. Ai. E adesso finalmente ho la mia cucina, la mia stanza è sui 20 metri quadri, quindi comunque, cioè in realtà sarebbe un monolocale se ci fosse anche il bagno annesso, però nel momento in cui richiedi il bagno, i prezzi salgono incredibilmente. Ma comunque io lo posso, cioè, non ho problemi a dirlo che pago 550 euro per questa situazione. Al mese? Wow, è tantissimo. E continuano a lamentare i prezzi. Porca miseria, è tantissimo. Ma però la vita in Olanda è come in Italia, cioè a livello di costi, oppure sono... No, è più alta, però pagano anche di più, ovviamente. E poi io credo che ci sia più facilità nel trovare anche lavoro in generale. Anche questo, in realtà parlo un po' senza sapere bene la situazione in Italia, perché io in Italia ho sempre lavorato in ambito musicale. Quindi insegnavo anche in Italia in una scuola, oppure facevo concerti nell'ambito classico, oppure come dicevo prima con cantautori. Non ho mai ad esempio lavorato nell'ambito della ristorazione in Italia, però arrivata lì avevo bisogno subito di trovare un lavoro, e però dopo un mese ho trovato un lavoro come lavapiatti, però mi hanno assunta subito, cioè in regola, pagando le tasse, pagando la pensione. E anche lì poi pian piano sono riuscita a diventare una cameriera dopo. Dai cavoli, chi ci mette impegno, è bello che ci siano poi posti che valorizzino, no? Insomma, sì sì, però appunto io penso che in Italia in realtà credo sia anche un po' più difficile trovare anche nell'ambito della ristorazione qualcosa in fretta, tutto regolare, cioè non so, un disastro. Ah ecco, anche ecco. In Italia è un disastro, nel mondo della ristorazione poi è veramente un disastro, non si trova personale, te lo dico poi appunto io lavorando proprio all'interno di quel mondo della ristorazione, sento tanti miei clienti che lamentano il fatto che non trovano personale eccetera eccetera, però poi quando vai a scoprire un attimino il motivo lo capisci anche, perché paga troppo bassa, magari non, con un contratto non proprio a norma, no? Perché magari uno, un cameriere si fa magari 10-12 ore di lavoro e hanno un contratto part-time. No? E capisci che oggi come oggi i ragazzi giovani dicono, ma scusami, io poi già non so quale sarà il mio futuro a livello pensionistico, eccetera. Se poi mi ritrovo con un part-time, mi fai lavorare 12 ore, insomma, non trovano neanche poi il problema di trovare una casa in affitto, perché con un contratto precario... Certo. No, no, ma io lo capisco, perché comunque io sono nata lì che avevo 24 anni e io vivevo con i miei, cioè perché comunque anche lavorando sempre appunto nell'ambito musicale, però avevo o in nero, cioè specie di contratti, e poi non riesci ad affittare qualcosa. Infatti questa è una cosa che spiego tanto in Italia, perché uno stereotipo che hanno è che noi appunto stiamo in casa con i nostri genitori fino alla morte, e io però spiego sì, sicuramente c'è un legame con la famiglia diverso, però è, a un certo punto è anche una questione che diventa proprio un po' difficile, cioè non è così semplice. E tra l'altro un'altra cosa che vorrei aggiungere è che in Olanda il governo dà anche un sacco di sostegni economici agli studenti. Quindi, in quanto olandese, mi sembra, se non erro, loro ricevono comunque un sostegno economico di base. Bene. Io che non sono olandese, ma lavoro, quindi se sei uno studente internazionale e non lavori, niente, mi sembra anche sensato, però lavorando io ricevo anche un sostegno economico dal governo olandese. Ah. Io in Italia non ho mai ricevuto nessun sostegno economico dal governo italiano. No, per parlare male, così, però... Ma è il contrario, siamo noi che diamo il sostegno. E comunque vengo da una famiglia molto normale, molto nella media, e non ho mai ricevuto. Quindi lì, anche in questo senso, ti danno più possibilità, sia di andare banalmente fuori di casa, sia di seguire un po' quello che vuoi fare tu.
cosa meravigliosa. Questa è una cosa veramente meravigliosa. E per la cittadinanza invece sono come noi, devi, cioè, prima di dartela devi sudare. Non so esattamente, credo che tu debba essere stato lì almeno 5 anni, poi sicuramente devi saper parlare la lingua e ci sono dei test, degli esami, però non me ne sono mai preoccupata perché in realtà io non vorrei prendere la cittadinanza olandese, quindi... Ok. Magari la prendi doppia, sai, Italia, sì, perché io ho un caro amico che lui è belga, di genitori del Belgio, è venuto in Italia, si è trovato benissimo e ha fatto la doppia cittadinanza. Non lo so che cosa abbia di buono questa cosa, però lui ne parla con sì, il fatto è che io al momento non so proprio dove sarò, di base, cioè, se starò lì, se mi muoverò in Germania, ma dipende anche un po'. Siete molto vicini. Vanno le cose. Sì, io sono molto vicino, cioè in generale, vabbè, l'Olanda è vicina, però io il posto in cui sto è proprio vicino al confine. Ah, ok. Quindi non so cosa accadrà. Beh, che comunque tra l'Olanda e la Germania comunque sono due stati che, da quanto ho sentito, da altri aiutano molto i giovani. Sì, sì, quello sicuramente. Cioè io sono... Ma il fatto è che io andando all'estero mi sono resa conto, avevo un po' il mito dell'estero, proprio ero l'italiana che voleva provare ad andare e sono contenta di averlo fatto per questi motivi che sto dicendo. Comunque, ad esempio, danno molto aiuto, c'è un'attenzione alla cultura e alla musica diversa comunque. Però appunto non voglio neanche idealizzare troppo perché mi sono anche resa conto di tanti pregi che l'Italia ha. Certo. O che gli italiani hanno e che ogni paese ha i suoi pro e i suoi contro, ecco. Io dico sempre che l'italiano, l'Italia, l'italiano siamo diversi dagli altri perché siamo molto più coloriti, no? Noi siamo un popolo che hanno delle sfumature di colore fantastiche, no? Poi pregi, difetti ce li hanno tutti nel mondo, però noi italiani siamo sempre quelli che riescono ad arrangiarsi un po' in tutto, no? Quello sicuramente, invece loro no, non c'è tanto. Però secondo me il nostro più grande problema e difetto è che non sappiamo valorizzare quello che abbiamo. Male. Però in realtà perché abbiamo molte più non qualità ma appunto capacità di stare al mondo secondo me rispetto a loro, però loro danno molta più importanza a certe cose. Questa cosa che mi stai dicendo, che sia la Germania che l'Olanda dà molta importanza anche al mondo della musica, mi fa specie però nello stesso modo che non vedo tanti gruppi famosi olandesi o tedeschi, a parte gli Scorpions che sono tedeschi e famosissimi, però altri gruppi tedeschi famosi, cioè famosi come quelli inglesi, diciamo che gli inglesi c'è veramente Rolling Stone, Beatles, c'è veramente di tutto e di più, mentre invece questi stati che mi dici che aiutano molto i ragazzi nella musica, ci credono eccetera, però non vedo gruppi musicali che hanno sfondato poi nella discografia. No, questo è vero, è interessante, non ci ho mai pensato, quindi posso proprio dare solo quello che mi viene in mente in questo momento, che un ostacolo possa essere la lingua comunque. Cioè l'olandese è brutto, è proprio una brutta lingua. No, il tedesco a me già piace di più come lingua, però comunque, vabbè, è molto dura, è molto... Duro. L'olandese per me è peggio, perché hanno questi suoni che noi non abbiamo, che sono questi... proprio questa cosa tipo scraccio, mi piace dirlo, però questo è... E quindi comunque anche le loro canzoni, magari, cioè io ne ascolto perché ho colleghi olandesi, amici, così... Sono carine, però secondo me non riescono a trasmettere, ad esempio, banalmente a noi le stesse cose solo per una questione di lingua. Magari l'inglese, anche se non lo si capisce, sì, però è più fluido, è più melodico. Quindi secondo me quello sicuramente può essere una prima barriera. Certo. Però vedi, gli Scorpions cantano in inglese, hanno sfondato tantissimo, quindi io dico... Ok, il tedesco, l'olandese hanno, come dici tu, appunto questa timbrica non sonora, non so se
boh, l'ho detto una cosa, beh, ho detto una fesseria, comunque, quindi il loro timbro, il loro accento non si sposa bene con la musica, però nulla vieta appunto a cantare in inglese come hanno fatto gli Scorpions e sfondare nella discografia. Invece proprio c'è proprio questo tappeto di queste regioni, diciamo questi stati, dove nella discografia non vedo gli spagnoli, vabbè, lasciamoli stare, tanto loro nascono solo d'estate loro, no? Dopo, sì. dopo loro spariscono. Però anche i francesi vedo che non c'è, nonostante che sono degli stati che aiutano, noi invece non ci aiutano, ma emergiamo. Ma emergiamo. Non so, secondo me è anche una questione, come diciamo prima, un po' di attitudine, di come si pongono e della capacità di cogliere anche le opportunità o meno. Certo, o anche solo certo. Di andare un po' fuori dagli schemi, dalle regole. Sì, sì, probabilmente anche quello, no? Poi noi siamo un popolo che è abituato a migrare, quindi siamo un popolo che non ci frega niente di buttarci. Mm-hmm, sì, siamo, sì. Poi ci torniamo a casa col naso rotto perché ci abbiamo questo. Però siamo caparbi, no? Siamo persone, insomma, l'Italia forse è bella anche per questo. Vabbè, insomma, io ti auguro veramente tantissima fortuna, te lo meriti. Grazie. Perché stai veramente dandoci dentro tanto e bene, sono molto contento. Sono molto contento di averti conosciuto. Grazie anch'io. E dai, magari ci risentiamo in futuro, perché poi Mercedes mi ha scritto qualche giorno fa, dice che quando uscirà il suo singolo ci terrebbe di riportarlo qui a Stino, eccetera. Ho detto, ma volenti, insomma, noi siamo qua apposta. Okay, va bene, Sara, è stato bellissimo. Io sono contento di averti conosciuto e buona musica. Grazie, anche a te. Buona continuazione di serata. Ciao Sara. Grazie. Ciao.